Inaugurata a luglio con l'apertura della stagione lirica di Macerata, ha chiuso i battenti il 4 ottobre con 2 mesi di proroga e l'apprezzamento della critica, la collettiva Lux, Colori Nutrizionali, un originale itinerario luminoso negli storici ambienti della biblioteca Mozzi Borgetti. Fondamentalmente era proprio quello l'obiettivo, cioè rivitalizzare uno spazio splendido come la biblioteca Mozzi Borgetti, soprattutto il piano nobile, la sala degli specchi, la galleria traversa e le 3 sale della biblioteca, e attraverso Lux, appunto, Lux, la luce della conoscenza e della cultura che tutto illumina e rende splendido. Lux, colori nutrizionali, perché il colore, ma nella fattispecie l'arte, è nutrizione dell'anima, e qui ci siamo anche agganciati in sintonia con il tema della stagione lirica e ancor prima dell'Expo a Milano. Abbiamo voluto soffermarci sulla questione della nutrizione. La nutrizione ovviamente non passa esclusivamente dal corpo, ma è principalmente un fatto psicologico dell'anima. Il progetto espositivo comprende le opere di 7 artisti appartenenti a generazioni diverse che hanno presentato lavori che interrogano la luce intesa come diffusione luminosa che diventa nutrimento, colore, rivitalizzazione. Noi abbiamo voluto lavorare sulla luce diffusa che si diffonde sugli ambienti e li rende, li rivitalizza, gli ridà ossigeno. 7 artisti, Giuseppe Basili, Stefano Calisti, Silvio Craia, Sandro Piermarini, Gildo Pannocchia, Gianfranco Pasquali, Giulio Perfetti. Dalla mostra è nato un ulteriore progetto presentato in occasione del finissaggio dal titolo Ritratti d'artista di Franco S. Si è innamorato di questa mostra, delle opere degli artisti e dell'ambiente, e ha fatto un lavoro ulteriore, cioè ha fatto 7 fotografie legate ai 7 artisti, ed è interessante, è bellissimo, perché l'arte è una festa, l'arte genera senso, e questa volta è successo concretamente. Da una mostra ne è nata un'altra.